Pareggio con una Genova Calcio, una sua opinione. Opinione, mi ha fatto la settimana più dura da quando sono qua a Imperia. Diciamo, è a livello personale, è a livello di squadra, perché abbiamo, oltre già vari assenti giovani, parlo di Fazio, Pinna e Risso, abbiamo perso Roda perché si è rotto il terzo e quarto metatarso. Non si è allenato tutta la settimana Figone, perché ha avuto dissenteria, vomito e febbre e oggi non era presente. Se aggiungiamo che l'Aera non è stato benissimo, anche se oggi penso dire che volontà, senso di attaccamento, è stato uno dei migliori in campo, se non il migliore. Abbiamo fatto una settimana difficile. Quindi salvo l'atteggiamento della squadra, perché pur non giocando benissimo, facendo un passo indietro dal punto di vista, è rientrato Costantini dopo un mese su un campo che ha fatto 90 minuti con senso di abnegazione, ma non poteva essere sicuramente il miglior Costantini, e che ci stava, quindi con cambi contati, entra Moscatelli, non si allena tutta la settimana per la febbre e oggi l'ho dovuto mettere dopo 20 minuti perché Mannini era leggermente fuori partita. Formazione rimaneggiata, mister, nonostante questo comunque si è raggiunto un buon pareggio contro una Genova Calcio che si è dimostrata Ciao comunque mister, ciao. una squadra piuttosto difficile. Ma guarda, veramente ci aspettavamo un risultato pieno, con tutto il rispetto per la Genova Calcio che ci ha messo in difficoltà. Noi ha creato delle occasioni, sono stati anche pericolosi, però diciamo che mi viene in mente 6-7 occasioni da gol davanti al portiere. Due di Castagna, incredibile, ha fatto un grande gol. Ha avuto 4 occasioni solo Castagna, ne conto 3 di dire, conto 7 occasioni da rete davanti alla porta. Poi è inutile dire, manca la punta, manca Tizio, manca Caio. Ci voleva qualcosa in più, ci voleva quel qualcosa in più che spingesse la sorte a favore. E se non si è tutti coesi, non parlo a livello di squadra, che la squadra non posso lamentare niente, sono veramente contento dei ragazzi, poi diventa dura. Grazie, mister. Prego.